Il Consiglio Comunale di Arco ha discusso l'altra sera il tanto agognato collegamento viario Passo San Giovanni-Cretaccio. L'assessore all'urbanistica Stefano Miori, reduci da un incontro con il dirigente del servizio opere ambientali della provincia Mauro Groff, ha fornito alcuni dettagli relativamente ai tempi e alle modalità dell'intervento di bonifica dell'area della Mazza. L'attuale lotto 1 contiene, secondo le stime, almeno un milione di metri cubi di massa per una profondità totale di 35 metri, che si estende alla vasca Brotz, da poco impermeabilizzata, e che insieme al lotto 2 rimarrà così com'è, ha precisato l'assessore. Il lotto 1 invece verrà escavato e il materiale verrà portato nel lotto 2 per essere vagliato ciò che non sarà classificato come rifiuto verrà riciclato. La prima parte, quella più a nord est dell'8-1, dovrà essere sanata al più presto perché è il punto dove esce il tunnel. A giugno si parte con il bando e in un anno si conta di concludere la bonifica dell'intera area. La maggioranza inoltre ha presentato un ordine del giorno inerente alla brettellina di raccordo tra il futuro collegamento viario L'oppio-Cretaccio con l'attuale strada statale 240 a livello della discarica della Mazza. Il timore dell'amministrazione è che l'opera, di natura provvisoria, possa comunque riversare volumi di traffico importanti e per diverso tempo sull'oltresarca, una volta aperto il tunnel e ancora in assenza del collegamento con il Cretaccio.